Tantofata a tutti ragazzi, benvenuti nel mio portale e questo è Top Chris. Sigla! Ehi tu, proprio tu, che hai cliccato questo video, credo che ormai sia troppo tardi per ricevere consigli su cosa acquistare per Natale, dato che ormai Natale è alle porte. E probabilmente sto video lo starai guardando dopo Natale. Però potrei sempre darti dei consigli su cosa acquistare per l'anno prossimo per fare o non fare una brutta figura. Sì, perché gira l'anno e padaboom! Già Pasqua, estate, Halloween, Ferragosto e chi più ne ha più ne metta, ragazzi. E dato che sono una persona gentile e generosa, ho deciso di stilare una lista di 5 regali assurdi da far trovare sotto l'albero di Natale ai vostri amici. E dato che di questa lista principalmente vedremo oggetti particolari, ridicoli, assurdi, come abbiamo visto anche da top ben più famose di altri youtuber, la maggior parte degli oggetti ci arrivano dall'Oriente. E proprio per questo ho deciso di mettere al quinto posto un oggetto asiatico, o comunque un'invenzione asiatica. Come ben sappiamo, con il passare del tempo e l'evoluzione della tecnologia, il nostro tempo in bagno si è spropositato abbastanza. Se una volta stavamo in bagno solamente per i nostri bisogni liquidi o solidi, ci si fermava solitamente a leggere attentamente tutti quelli che erano gli ingredienti dello shampoo, del bagno schiuma, o quello che è, del doccia schiuma, del bagno doccia, raga, io non ho ancora capito la differenza tra... Cioè, si sa che gli uomini usano uno per tutto. Con l'arrivo dei cellulari tecnologici chiamati smartphone, perché cellulari intelligenti, si è arrivati a passare il tempo guardando YouTube, guardando Instagram, guardando Telegram e poi si sta in bagno qua 40 minuti, un'ora e ci si dimentica di quello che si doveva fare, ovvero fare la cacca. E come ben sappiamo, se ci si dimentica ormai lo smartphone in questi tempi recenti, il mondo ti crolla addosso e quindi gli asiatici sono accorsi subito in nostro aiuto per poter ingannare il tempo in quel lasso di tempo così duraturo, ovvero... la carta igienica, che ha un nome giapponese ovviamente, tutto suo, e in italiano possiamo tradurla come carta igienica da leggere. Appunto, hanno pensato che era utile passare del tempo anche in bagno in modo costruttivo, perché no? E quindi esiste anche quella che noi definiamo la carta igienica con annessa settimana enigmistica. Quindi piano piano penso che questa carta igienica col tempo perderà la sua storica funzione, o non so che altro dire, diciamo. Vi sono anche dei rotoli dove vi sono dei lunghi racconti da leggere, quindi se volete, non so, vedere un romanzo che comunque non vi piace, avete sempre detto che con quelle pagine vi sareste puliti il culo, questo è il momento giusto. Alla posizione numero 4 troviamo un oggetto indispensabile per tutti quelli che sono i dormiglioni. Sì, sono un dormiglione e sono abbastanza pigro. La mattina faccio una immensa fatica a svegliarmi, tanto che c'è un concerto di cellulari che va a finire che spengo tutti. Infatti suona il mio cellulare, suona l'altro cellulare, suona la sveglia e io, senza farlo apposta, mi sveglio e spengo tutto. E poi capita che magari mi rimetto ancora un po' a letto e poi faccio tutto in ritardo. Quindi se qualcuno volesse farmi questo regalo, lo accetto molto volentieri. Stiamo parlando di una sveglia che scappa, sta stronza. Come potete ben vedere dalle foto, questa sveglia digitale è composta da delle ruote che fanno sì che questa sveglia inizi a muoversi una volta essere partita. Quindi il problema sta nel fatto che quando parte alla carica la mattina ti fa probabilmente bestemmiare. Perché... prima di tutto, per poterla spegnere, devi riuscire a prenderla, e non è molto semplice. Io sono del parere che dobbiamo dire basta, basta, ai regali che ci vogliono far sembrare che dobbiamo quasi lavarci di più, ovvero deodoranti, shampoo, set da bagno, basta, cioè basta, cioè, quando non si hanno idee si arriva semplicemente a fare deodoranti, profumi e questi tipi di regali, al che ogni volta che ricevi questi regali qua ti chiedi, ma forse
puzzo, devo lavarmi. Quasi quasi meglio sti regali assurdi da fare, giusto ragazzi? A sto punto tanto vale un oggetto inutile come quello che vedremo al punto 3. Si tratta di una bicicletta Tapirulan. So che state fremendo dalla voglia di capire cosa sia questa bicicletta Tapirulan. È semplicemente una bicicletta, ma piuttosto di avere i pedali e la parte del sellino, avrete appunto un Tapirulan, quindi un tappeto. E questo tappeto qua vi permetterà appunto di muovere la bicicletta. Però nella sua stupidità e inutilità è simpatica come idea. Quindi se avete da parte un po' di soldini, io direi che come regalo assurdo per i vostri amici a Natale ci possa stare. Però devono essere gli amici a cui volete tanto bene, perché un regalo così non lo si fa alla prima persona che capita. Alla prima persona che capita si fanno i deodoranti, no? Alla posizione numero 2 troviamo un oggetto per i più egocentrici. Sì. Avete mai avuto un amico talmente egocentrico da tirarsela dalla mattina alla sera? Ecco, questo è il regalo che fa per lui. Ragazzi, segnate bene perché dovete tipo comprarglielo immediatamente. Ragazzi, si tratta di un tostapane che ti permette di mangiare fette di toast, quello che è, con la vostra faccia stampata sopra. Si tratta di egocentrismo ai massimi livelli. A me non fatelo ragazzi, perché non ne ho bisogno, non me la tiro, non la sono mai tirata, perché ho visto già che stavate mettendo da parte i soldi per farmi sto regalo. No grazie, apprezzo il pensiero, ma no grazie. E per finire questa lista di regali particolari, originali e davvero assurdi, ho deciso di mettere un regalo che è principalmente per le lei, ovvero per le ragazze, ma penso ci sia anche la versione del sesso opposto, quindi ecco a voi. Una cosa per i single, per le single. Si tratta di un braccio a forma di peluche, diciamo, che vi permette di dormire accoccolati a un pseudo fidanzato. Per le single che non hanno appunto un fidanzato attualmente, possono sempre festeggiare grazie a questa mano peluche che vi circonda il collo, le spalle, e così potete dire di avere un fidanzato. What the fuck? Colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale e se non ci vediamo con un nuovo video, anche un felice anno nuovo! E niente ragazzi, impiegate 2 secondi, guardate questo video fino alla fine, mettete like, mettete un commento che non vi costa nulla ragazzi, guardate anche video vecchi, seguitemi su Instagram, ragazzi raggiungiamo i 200 membri e superiamoli, seguitemi su Telegram, ragazzi raggiungiamo i 100 membri su Telegram, il mio canale, se volete c'ho anche un gruppo. Lascio il link del video in cui parlo del gruppo Telegram nelle schede, mi raccomando guardatelo, ci sono varie cose da seguire dove spiego tutte le regole e siete ben accetti, se no seguitemi semplicemente sul mio canale Telegram dove posto veramente pochissimo, posto solamente quando vi è un video nuovo e dato che YouTube spesso non manda le notifiche, lì sarete sicuri di poterlo vedere. E niente ragazzi, avete idee da fare per il prossimo Natale? E mi raccomando non deludetemi, perché sono degli ottimi regali, sempre meglio dei set da bagno e dei deodoranti? Forse sì. Ci vediamo al prossimo video. E io spero che questa nuova Top Chris vi sia piaciuta. In descrizione trovate i links a Instagram e Telegram, i social che uso di più. Anche i link alle donazioni con Streamlabs. Se volete donarmi qualcosa, è ben accetto. Vi ringrazierò nei prossimi video. Se volete consigliarmi nuove classifiche, utilizzate l'hashtag Top Chris. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!